Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore, colombe e la seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. Ai venditori di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto Lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i Giudei presero la parola e gli dissero Quale segno ci mostri per fare queste cose. Rispose loro Gesù, Distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i Giudei: Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi Fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Se ho dato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questa è la parola di oggi, il 9 novembre. Una parola che ci spiazza perché non siamo abituati a vedere Gesù in una reazione fisica. Gesù che si impone laddove esiste il, la concentrazione di Dio. Dio si sa dappertutto, ma in quel tempio, quella sinagoga, è il tempio di Dio, è il centro di Dio. Lì Gesù non ce n'ha per nessuno. Ecco, questo ci fa intendere che esistono delle sensibili e comunque non capibili eh, alterazioni in cui Gesù appunto muta, cambia tutto se stesso, non esiste più la misericordia, non esiste più la, il porgere l'altra guancia, non esiste più quella rassegnazione a, ad accettare l'altro per quello che è, laddove Dio viene violato, sistematicamente violato e violato nel suo eh, modo più intimo di essere, che in quel caso era Gerusalemme. La città santa in quel caso era il tempio, quindi la santità della santità. Lì Gesù non ne ha proprio per, più per nessuno. Eh, ci sono nell'ambito della storia cattolica una miriade di situazioni in cui santi o meno santi, ma anche c'era un libro che riguardava la Madonna, in cui in alcune situazioni dove veniva oltraggiata. Uh, vi era una punizione divina istantanea. Quindi uh, mi ricordo in una, in una lettura della Venerabile Maria da Greda nella Mistica Città di Dio, in cui appunto c'era un tempio ad Efeso, in cui era noto perché vi era una concentrazione di vergini, quelle vergini non, uh, non erano realmente vergini, la Madonna ha. Ha detto a suo figlio, eh, guarda che qui esistono delle profanazioni alla verginità, tu sai quanto io tenga a questo valore. Il figlio, appunto, ha consentito a distruggere quel tempio. Vi è un'altra un situazione che posso raccontare della Madonna di una lettura che mi hanno fatto. Ascoltare, e in pratica c'era una sagra di paese, una processione di paese in cui veniva venerata quella Madonna del luogo, portano questa Madonna in giro. E che cosa succede? C'è un attimo che passa e sputa per terra, sputa per terra. La gente lo vede, lo riconosce tutto. La processione va avanti, l'anno dopo. Succede che eh, non c'era, so ci sarà la solita processione, ma l'anno dopo eh, questo signore cammina, casualmente o non casualmente, non lo so, cammina nello stesso punto nello stesso tragitto che aveva fatto l'anno prima e un autobus lo investe, morirà proprio in quel punto dove lui aveva sputato l'anno precedente. Ecco per dirvi quanto realmente il eh, dio ha. Una sua sensibilità, una sensibilità che comunque noi non possiamo applicare ovunque. Quindi ci sono profanazioni di, di tutti i tempi e di tutti i templi, e Gesù non reagisce. Bisogna capire come mai succedono queste cose, anche se poi è una cosa che non capiremo mai. Una cosa che non capiremo mai è il fatto che appunto Gesù si spiega e gli altri capiscono ravani per rape, ma Gesù non li corregge. Ecco in questo caso qui appunto il Signore ha, ha questa particolarità che noi non riusciamo a capire. Quindi non è spiegabile l'inspiegabile, non possiamo entrare nelle logiche di Gesù, possiamo solo capire di stare attenti quando veramente noi possiamo fare delle cose che. Facciano scattare l'ira di Dio, ecco, non approfittiamo troppo della misericordia perché, come avete visto, insomma, le, le cordicelle e le fruste possono essere realmente quelle, quei decenni che possiamo passare in purgatorio e purgare veramente in maniera molto, molto dura. Sempre che comunque il purgatorio ci salvi, perché non è detto che certe profanazioni o certe tra virgolette. Bestemmie contro lo Spirito Santo poi non verranno più perdonate.